Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 3 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, il weekend che state vivendo non è facile. Durante la giornata di oggi avrete Luna e Venere in cattivo aspetto, probabilmente non sarete dell'umore giusto per vivere un rapporto sano e affiatato. Giove aiuta i progetti sul lavoro. Potete togliervi belle soddisfazioni. Oggi è opportuno cercare di mantenere tutto sotto controllo perché nelle relazioni con gli altri può nascere qualche polemica. Il segno zodiacale dell'Ariete è governato da Marte, pianeta che in astrologia rappresenta la battaglia. Che vi piaccia oppure no, oggi dovrete condividere con altri i vostri amici ed i vostri affetti. Infatti non potete pretendere di averli tutti per voi sempre o quando vi occorrono, la loro vita non gira esclusivamente intorno alla vostra. Forse intorno a voi ci sono persone confuse, con sentimenti contrastanti, che non vi fanno capire bene cosa vogliono e questo oggi potrebbe creare anche a voi qualche piccolo problema di smarrimento. Sul lavoro c'è qualche ostilità da affrontare, forse un capo ostinato, qualche critica di troppo, discussioni da evitare con i colleghi impiccioni. Sul lavoro rimandate le decisioni importanti a quando sarete più serene. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Toro. Cari Toro, state vivendo un fine settimana discreto per quanto riguarda i sentimenti. La giornata di oggi in particolare, potrebbe rivelarsi piacevole per voi e la vostra anima gemella grazie alla luna in trigono. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di cogliere le opportunità che vi capitano. Questa è una bella giornata perché la luna è favorevole, Mercurio è ancora attivo e speriamo veramente che anche quelli che hanno chiuso una storia possano vivere delle belle emozioni in vista del futuro. Sappiamo che il Toro sta, da un anno almeno, cambiando il proprio stile di vita, anche mettendo in discussione i rapporti che sono in piedi da tempo. Forse questo periodo è quello che aspettavate da tempo. Una occasione per cambiare quello che non vi piace più della vostra vita. In campo professionale sarà possibile varare nuove iniziative e rilanciare un progetto accantonato. Momenti splendidi in amore. Tante nuove attenzioni riaccenderanno in voi la passione e un po' di romanticismo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 9, benessere, 8. Gemelli. Cari Gemelli, questo weekend potrebbe lasciare a desiderare in amore a causa della luna in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, a volte potreste non avere le idee chiare, ma con Giove, Marte e Saturno favorevoli dovreste riuscire a superare qualunque ostacolo. Coraggio! Avete le carte in regola per fare bene. Bello questo cielo perché Venere da poche ore è tornata favorevole. Quindi tutti quelli che hanno un dubbio d'amore potranno cercare di risolverlo, e poi un'amicizia diventerà qualcosa di più. Sole, Marte, Venere da giovedì regalano una forza che permette di rafforzare le amicizie, se lo si desidera anche di vivere incontri passionali, ottobre sarà un mese intrigante. Siete fortunati ad avere amici sinceri che vi vogliono bene. Tenete veli cari. Una chiamata rapida per fargli sapere che anche voi li pensate sarebbe un gesto carino. Situazione dolcissima in amore. Sarete in grado di partecipare attivamente al lavoro e allo svago con la stessa, autentica serenità. Oggi sforzatevi di intraprendere nuove strade per scoprire cosa fa realmente al caso vostro, altrimenti non lo saprete mai. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 7. Cancro. Cari Cancro, in queste ore Venere rende faticose le relazioni amorose, se siete single per dare la giusta impressione di voi, dovrete evitare di essere egocentrici. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi aiuterà a non uscire fuori dai binari, a restare in carreggiata. Ma con Giove negativo, attenzione a come porterete avanti i vostri progetti. Questa giornata è da vivere in famiglia, accanto alle persone che amate di più, ultimamente vi siete sentiti attaccati, alcuni rapporti di lavoro sono e saranno da rivedere.
A seconda dell'età, di ciò che è stato costruito nel passato sarà necessario modificare percorsi professionali o addirittura ripartire da zero. Non siate invadenti col vostro comportamento nei confronti del partner, potrebbe risentirsi. Piccole nubi in amore per le nate alla fine del segno. L'orgoglio di qualche vostro socio in affari, nonché persona a voi cara, potrebbe rovinare tutto quello che avete costruito insieme, sia nel lavoro che nella vita. Non rinunciate a una cena fuori solo perché vi sentite in colpa per non aver lavorato abbastanza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Leone. Cari Leone, previste tante emozioni nel corso di questo fine settimana grazie a una Venere che apre a nuovi orizzonti e vi spinge ad esplorare. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di essere produttivi al massimo, ma non abbiate fretta per portare a termine i vostri progetti. Calma, c'è tempo. Valido questo cielo, adesso abbiamo Venere interessante. Relazioni sentimentali possono ripartire, poi dipende dalle esigenze e dalle capacità perché ricordiamo che l'astrologia indica ma non impone, quindi quando abbiamo un buon oroscopo, frequentando luoghi giusti e rimboccandoci le maniche possiamo ottenere qualcosa di importante. La tua famiglia ha bisogno di te, oggi dovresti passare almeno qualche ora insieme ai tuoi familiari. Sanno che sei pieno di risorse e amano raccontarti le emozioni della loro vita. Dovrete essere molto scaltre per riuscire a comprendere le intenzioni altrui e anticiparle. Siate più lungimiranti anche sul posto di lavoro e vedrete che nessuno sarà costretto a parlarvi con doppi sensi. C'è da segnare una linea di demarcazione tra la vostra vita privata e il lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10. Finanze, 6. Benessere, 5. Vergine. Cari Vergine, weekend altalenante in ambito sentimentale. La luna in opposizione potrebbe influire sul vostro umore. Mercurio aiuta sul lavoro, con la giusta concentrazione si possono avere discreti successi. Coraggio. Potete togliervi belle soddisfazioni. Questa luna favorevole parla di un recupero psicofisico importante, speriamo che le ultime tre settimane abbiano portato amicizie sincere e consensi. È vero, però, che ci sono tante responsabilità in più, quindi anche fatica del riuscire a portare avanti tutto. Se vi manca il coraggio di affrontare le persone, appoggiatevi a qualcun altro, ma non arrendetevi o l'autorità. Scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti. Questa giornata potrete dedicarla completamente all'amore, se ne avete uno. Oggi non potete respingere l'adulazione altrui, infatti ve la siete davvero meritata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, state vivendo un fine settimana gradevole dal punto di vista sentimentale. Amore, amicizie. Tutto fila liscio. Venere sarà alta nel vostro cielo e porterà una buona dose di romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, Giove opposto non sarà di grande aiuto per i vostri progetti. Portateli avanti con entusiasmo. C'è un po' di agitazione addosso, si potrebbe risentire di un piccolo fastidio fisico. Questa luna dissonante invita ad essere prudenti nelle relazioni di coppia, si tratta magari solo di emozioni passeggere, Venere è tornata nel segno e protegge a lungo termine. Sono molti a invidiarvi la passione che mettete nell'affrontare le situazioni più impegnative, quindi fate tesoro di questa dote e impiegatela al meglio. Ottime novità e incontri stimolanti in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Andate sempre avanti con nuovi progetti, poiché gli stimoli non vi mancano. Se qualcuno vi suggerisce di passare il tempo in un altro modo, tipo passeggiare, fuggite e ritornate al vostro lavoro. Oggi molte idee vi verranno suggerite dal vostro istinto, appuntatevele e cercate di portarle alla luce. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 5. Benessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione,
periodo stabile in amore, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà un'ottima intesa. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo un buon lavoro, ma non sarà questo il momento di fermarsi, anzi, cercate di dare di più. Non mollate di un centimetro. Questa giornata di lunedì parte con la luna favorevole, e questo è già un buon inizio, torna una grande voglia di amare, che sarà confermata alla fine di ottobre da Venere positiva. È un cielo che conduce ad un 2023 interessante. Saturno da marzo 2023 torna positivo e ci saranno cambiamenti importanti. Cercate di viziare meno i vostri figli o il partner, oppure anche i vostri genitori, ne guadagnerete in salute. Attenzione ai vecchi amori e alle vecchie passioni, in quanto potrebbero non essere del tutto accantonate. Nel lavoro cercate di rimandare le decisioni importanti a quando sarete più obiettive e serene. È giunto il momento di prendersi una pausa, in quanto ultimamente avete lavorato troppo ed il vostro fisico inizia a risentire dei cambiamenti in atto nella vostra vita. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 6. Sagittario. Cari Sagittario, per voi si sta prospettando un ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. Il fine settimana in particolare sarà perfetto per concentrarsi di più sulla vostra vita amorosa. Attenzione però a non prendere troppi rischi sul lavoro. Un momento in cui avete bisogno di guardare al futuro in modo ottimista, piano piano si riprende quota anche se lentamente perché nel corso degli ultimi giorni ci sono stati diversi problemi e non solo nell'ambito lavorativo. Le idee sono tante ma i recenti risultati non convincono. Cercate di tenere ferme le vostre posizioni e di far valere la vostra volontà, ma sempre in modo cortese e mai scontroso. È tempo di servirvi delle persone che fanno la vita piacevole, gli amici. Siete sempre fortunati quando siete in difficoltà, poiché arriva sempre qualcuno in soccorso. Non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate e il partner sarà più accondiscendente del solito. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, anche se la luna sarà dalla vostra parte, durante la giornata di oggi ci saranno ancora spiacevoli nervosismi da gestire in amore. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio porterà alcune idee, ciò nonostante, se non sono idee valide, sarà inutile sprecare tempo ed energie. Bene analizzare nel dettaglio quello che c'è da fare, armarsi di temperanza e pazienza. Questo è un periodo di nuove responsabilità, aiuterà ad arrivare ad un 2023 di eccezionale stabilità. I prossimi 6 mesi sono di sperimentazione, con progetti da mettere in gioco, competizioni importanti sono già in essere. Tenete per voi sensazioni o percezioni strane, gli altri potrebbero non capire. In amore siate concilianti per evitare discussioni e battibecchi. Avete troppo temporeggiato ed ora vi tocca fare tutto di fretta, senza troppa cura né dettagli. Soprattutto nell'ambito lavorativo dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 5, benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, fine settimana eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single sarete aperti a nuove conoscenze e avventure. Per quanto riguarda il lavoro, nessuno potrà fermarvi e presto l'impegno che mettete in ciò che fate verrà ripagato. Coraggio. Avanti così. La visione del futuro è libera, e possiamo dire che questo cielo permette di liberarsi di un peso e parlare con estrema tranquillità di progetti che potranno diventare importanti per il futuro. C'è chi è stato in pensiero per una persona cara che non è stato bene. Oggi saranno in molti a considerarvi sotto una luce che non avevate considerato fino a questo momento. Brillanti novità in amore per le nate nella terza decade, regalatevi qualche cura di bellezza in più e risolvete eventuali piccoli problemi di salute. Oggi potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi,
sia dal punto di vista lavorativo che personale. Novità in campo professionale per le nate nella seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 6. Pesci. Cari pesci, nel corso di questo fine settimana il cielo sarà discreto in amore. Approfittate della giornata di oggi per concentrarvi di più sul partner. Per quanto riguarda il lavoro, meglio mettere da parte qualcosa e investire in un altro modo il budget a disposizione. Sarebbe un peccato spenderlo male. Ottobre mese importante, non abbiamo più i blocchi di settembre, quindi chi aveva fatto una richiesta di lavoro o cercato un trasferimento avrà di più. Poi, dalla fine di ottobre, avremo anche una Venere attiva, quindi rapporti che sono stati messi in crisi ora miglioreranno. Lavorare duramente vi aiuta sicuramente, nei vostri intenti, ma potrebbe essere deleterio per la vostra salute, voler pretendere troppo. Soprattutto se lavorate con altre persone o avete bisogno di altre persone, sarà meglio se sarete aperti a più possibilità, a cambiare spesso opinione e a scendere a piccoli compromessi. Non rimpiangete ciò che oramai avete salutato per sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo sia in amore che in affari che vi farà dimenticare il passato. Consiglio numero 1, fidatevi solo di voi stesse. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 10. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.